Ben trovate un nuovo appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Andiamo subito all'ente di formazione IRIGEM, perché nei giorni scorsi le studentesse dell'indirizzo di estetica hanno avuto una visita, o meglio una lezione, a dir poco speciale. Guardate. Arrivare nel mondo del lavoro pronti e preparati, in possesso di tutte le competenze necessarie, già aggiornati sulle ultime tendenze e richieste del mercato. È questo l'obiettivo di tutti gli studenti che scelgono l'ente di formazione IRIGEM e ancor più di quelli che frequentano i corsi per operatore del benessere, indirizzo estetica ed acconciatura. In un settore costantemente in evoluzione diventa dunque indispensabile essere sempre al passo con i tempi. Per farlo da sempre IRIGEM offre ai propri allievi un'opportunità preziosa, entrare in contatto con le aziende del settore, con operatori e professionisti che il mondo del lavoro lo conoscono alla perfezione, essendone diretti protagonisti. È così che, oltre a portare gli studenti fuori dalle aule con la preziosa pratica dello stage, IRIGEM porta direttamente le aziende in aula. Perché IRIGEM sceglie di far entrare le aziende a scuola? Beh, perché sicuramente come ente di formazione la nostra attenzione è data proprio ad accrescere la professionalità e soprattutto la formazione delle nostre allieve, perché poi loro entreranno nel mondo del lavoro, quindi nel mondo delle aziende. Quindi il fatto che creiamo queste collaborazioni, queste partnership con aziende che si occupano di vari settori, come per oggi per esempio abbiamo come ospite questa azienda di Varese che si occupa del settore nails, è proprio un'opportunità che noi vogliamo dare alle nostre allieve di accrescere la loro formazione soprattutto specialistica, e dare loro delle opportunità poi di valutare anche delle scelte professionali specifiche. È accaduto così che nei giorni scorsi la sede bassanese di IRIGEM abbia ospitato una lezione particolare tenuta da due esperte onicotecniche dell'azienda lombarda Trebosi. Siamo partiti da una piccola storia della ricostruzione unghie e poi abbiamo presentato i prodotti, in particolare Acrigel, che è il prodotto nuovo, un prodotto innovativo che abbiamo presentato a Bologna alla Cosmoprof, ed è un mix tra gel e acrilico, quindi è un prodotto molto fermo, molto denso, non cola come si dice nel gergo nostro come il gel, ed è un prodotto che sta piacendo molto, sta riscuotendo un grande successo. Ho cercato di far vedere più cose possibili nel poco tempo che abbiamo a disposizione, in modo da incuriosire il più possibile le ragazze e cercare di muoversi meglio a livello di formazione, quindi appunto quanto è importante la formazione. Je suis comme si e ça me va. Formazione e continuo aggiornamento, infatti, sono due aspetti chiave per chiunque sogni di lavorare nel mondo dell'estetica, che, esattamente come la moda, è soggetto a repentini cambiamenti. E soprattutto in un settore come questo, dove l'attenzione alla persona e alla cura della persona è fondamentale. Quindi la formazione deve essere continua, deve essere permanente e soprattutto deve essere una formazione di alta qualità. È importante l'aggiornamento sempre comunque in tutti i settori, è importante per noi aziende essere al passo con i tempi, quindi comunque avere sempre qualche cosa di nuovo da presentare per poter essere anche ascoltati, perché diversamente ci si perde nel mare magnum di di tutto il settore, insomma. Quindi è importante avere delle cose nuove da dire. Bisogna studiare sempre appunto cose nuove, perché è anche vero che ormai le clienti ne sanno quasi più di noi, per cui arrivano delle volte con delle foto e mi dicono: voglio questo. Quindi noi onicotecniche dobbiamo essere sempre sul pezzo e cercare appunto sì di inventarsi cose nuove. Noi prendiamo tantissimo spunto dalla moda, prendendo magari degli esempi dagli abiti, dai ricami, in qualche modo cercare di inventarsi sempre
cose innovative, perché sennò ci si stufa, ecco. Perché però avete scelto di scommettere sulla formazione? Potreste semplicemente produrre e vendere i vostri prodotti? Sarebbe molto più semplice, effettivamente sarebbe molto molto più facile, ma io sono nata credendo nella formazione a tutti i livelli, voglio che le persone e vorrei molto che le persone che seguono anche il percorso dell'estetica fossero formate in modo più professionale. Oggi c'è un grande marasma a livello di scuole, di tutti i generi, di tutti i livelli e di tutti gli ordini, e vorrei tanto che invece l'aggiornamento continuo fosse proprio una mission delle persone che intraprendono questa professione. È così per tutte le estetiste che frequentano l'ente di formazione IRIGEM, tant'è che la lezione di onicotecnica è stata solo una delle opportunità loro offerte dalla scuola. Abbiamo avuto altre collaborazioni con altre aziende che si sono rese disponibili, anche a titolo comunque gratuito, nel senso che loro proprio si presentano volontariamente all'interno degli istituti scolastici proprio per portare quella che è la loro esperienza, la loro professionalità, e abbiamo avuto in vari ambiti, in vari settori. Abbiamo avuto per esempio dei trattamenti specifici al viso, abbiamo avuto per esempio anche un trattamento particolare nei mesi scorsi dedicato proprio all'attività e alla cura del corpo, quindi anche con delle tecniche particolari di massaggio, di bendaggio specifico. Vedere da vicino i professionisti all'opera, conoscere le ultime tendenze del settore è un aspetto fondamentale per chi sta ancora imparando un mestiere, come confermano anche i docenti. Sono molto importanti perché nel programma scolastico non sono previste come corso di specializzazione, ma una cosa esterna che fanno delle ditte specializzate nel settore, e le vedo molto interessate. È una cosa che gli dà un po' di carica in più, perché sono novità per loro, essendo del secondo e il terzo anno. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky. La lezione di oggi com'è andata? Ti è piaciuta? Sì, ci è piaciuta tanto perché abbiamo imparato molte cose anche per il nostro futuro, cose che possiamo utilizzare veramente nella nostra vita reale, perché queste cose qui alla fine è il nostro lavoro e se abbiamo passione possiamo continuare a farlo. È importante perché non è una cosa che facciamo a scuola e quindi magari persone con più esperienza vengono a parlarcene. E dicevi di aver visto tecniche come queste solamente nello stage? Sì, le ho viste soprattutto stage, anche su Instagram, sul telefono, anche vari video su YouTube. A vederle realizzare davanti a te com'è stato? Bello, sì, una buona impressione. L'idea di fare l'onicotecnica piacerebbe? Sì, mi piacerebbe molto, è una passione che è nata da quando sono piccola e mi piacerebbe coltivarla. Avevi già visto queste tecniche? No, infatti questa esperienza mi ha aiutato molto per magari in un mio futuro cominciare a mettere in pratica queste cose. Bastano queste parole delle studentesse di IRIGEM per confermare la bontà di una scelta, quella di portare direttamente in aula le aziende, che rappresenta per gli allievi un'opportunità impareggiabile per raccogliere informazioni e consigli, come quello che si sente di dare loro Susanna Beretta. Sicuramente formarsi sempre e specializzarsi in qualcosa, partire comunque sì dalla scuola di estetica, ma se piace poi un certo tipo di settore, buttarsi, dedicarsi totalmente in quello, perché poi è la cosa migliore, e farlo con passione poi è quello che la cosa che premia, perché si riesce ad arrivare sempre. Ci spostiamo ora invece ancora una volta al CFP di Fonte, perché proprio il centro professionale ha avuto di recente la possibilità di confrontarsi con altri enti europei proprio di formazione professionale. Un confronto importante proprio per guardare al futuro dell'ente.
Missione in Francia e Germania per un confronto con altre esperienze di formazione, in particolare l'apprendistato per i giovani fino a 25 anni. Questo è lo scopo del viaggio di 3 giorni compiuto di recente dalla delegazione della Scuola Centrale Formazione, associazione che opera a livello nazionale e internazionale nel campo della formazione professionale e alla quale aderisce anche il Centro di Formazione Professionale Opera Montegrappa di Fonte. Grazie alla sinergia con Scuola Centrale di Formazione siamo andati 3 giorni a Strasburgo a visitare dei centri di formazione professionale francesi e tedeschi e inoltre a visitare il Parlamento europeo con anche degli appuntamenti prefissati con degli europarlamentari. La missione europea aveva un obiettivo ben preciso, conoscere e se possibile imparare gli aspetti positivi degli altri centri di formazione europei. I finanziamenti che ricevono questi centri di formazione sono stabili, lo Stato investe su queste tipologie di scuole, c'è una profonda sinergia con le aziende, per cui tutta la tematica dell'apprendistato è notevolmente valorizzata. Quindi uno studente partecipa, va subito in azienda a studiare. Uno studente di fatto, come in Germania, vi è una forte spinta alla parte professionalizzante, per cui uno studente è retribuito sia nel momento in cui frequenta le attività scolastiche, sia nel momento in cui ovviamente frequenta le attività in azienda. Francia e Germania dunque finanziano in modo significativo la formazione, ma ricorda il direttore del CFP, anche la Regione Veneto ha sempre fatto la sua parte. La Regione Veneto crede molto nella formazione professionale, è una delle poche regioni in Italia dove c'è diciamo, una spinta propulsiva verso il mondo della formazione professionale. Dovrebbe crederci più anche lo Stato italiano e diciamo porsi sugli stessi livelli che hanno i nostri competitor europei. E anche per oggi da Idea Formazione è davvero tutto. Arrivederci.